Ricci di Magazze, buonasera. Questo saluto insieme a queste meravigliose immagini vi giungono da San Giovanni Gemini. San Giovanni Gemini, la seconda domenica di giugno, festeggia Gesù Nazareno. E stasera Gesù Nazareno viene festeggiato con il carro trionfale che da qui, dal Pizzo Comune, Piazza Purrello, salirà tutto il corso Francesco Crispi e ritornerà al punto di partenza. Il carro parte il sabato sera, scende il sabato sera e la domenica poi risale. Noi aspettiamo la partenza del carro, aspettiamo che le due bande musicali, sia quella di Cammarata che San Giovanni, si posizionino sopra il carro a poppa e a prua. Dobbiamo dire che sia Cammarata che San Giovanni, le due comunità, partecipano intensamente a questa festa, una festa importante, come dicevo poco fa. Aspettiamo anche i buoi che si posizioneranno davanti al carro dove verrà attaccata la corda che tirerà tutto, che i fedeli tireranno il carro, perché simbolicamente i buoi oggi non tirano il carro, viene tirato dalle persone. E noi aspettiamo che tutto sia completo, che tutto sia a posto per iniziare questa lunga nostra diretta. La diretta che durerà fino a mezzanotte, mezzanotte e mezzo, non sappiamo di preciso quando il carro arriva. Comunque seguiremo tutta la salita, intervisteremo persone che vogliono salutare amici fuori, parenti. Insomma, saremo qui per mandarvi in onda su internet chiaramente questa bellissima festa, questa bellissima processione folcloristica del carro di Gesù Nazareno. Quest'anno il carro di Gesù Nazareno è tutto nuovo, è tutto ricostruito. Il 2015 è un anno storico per San Giovanni Gemini. Il carro cambia tutto, è nuovo, non è più la legnama di una volta che si usava fino all'anno scorso, ma è tutto nuovo. Il carro è nuovo, sia come luci, sia come stoffe, sia anche come particolari delle foto. Guardate, c'è l'immagine di Gesù Nazareno tridimensionale con la Madonna, la Maddalena e San Giovanni Battista. C'è pure la Madonna Ausiliatrice, Don Michele Martorano da questo lato. Dall'altro lato ci sono altri santi. Insomma, Gesù Nazareno qui a San Giovanni Gemini è molto sentito. La festa è più importante della comunità sangiovannese. Noi ora cercheremo di parlare con qualcuno, intervistare qualcuno, che qui a San Giovanni Gemini le persone che vengono da fuori sono tantissime, sono dall'America, vengono dall'Alta Italia, vengono ogni anno a giugno numerose per assistere a questa festa. Vedete che la piazza qui, Piazza Purrello, si fa riempimento di persone, arrivano sempre persone che scendono e si mettono qui attorno al carro per vedere la partenza, per assistere a questa partenza. Noi intanto ci fermiamo e ci sentiamo dopo. Persona, come vi dicevo, che viene da fuori. Intanto sono tantissime le persone che vengono da fuori a vedere questa festa. Allora, come ti chiami e da dove vieni? Io sono Fabio, vengo da Grotte. E sei venuto altre volte a vedere questa festa o è la prima volta? No, è diverse volte e anche quest'anno ho notato, diciamo, delle differenze rispetto agli scorsi anni. Per esempio? Secondo me anche un'organizzazione legata un po' al corso, a come sono ben sistemate le bancarelle. Poi ho notato anche il carro, no, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra rinnovato rispetto agli altri anni. Poi... Sì, lo dicevo appunto poco fa, il 2015 è un anno storico, il carro è tutto trasformato
format è tutto nuovo, con legname nuove, stoffe nuove, insomma è un anno che segna un'altra era. Bene, io anche vengo, non è un discorso pagano il mio, perché diciamo religiosamente parlando mi piace un po' attraversare questo momento spirituale, e poi il fatto stesso che uno si coinvolge con rivedendo amici, paesani, perché diciamo ho notato che c'è gente che proviene da diverse province, quindi questo continua a mantenere quella che è la tradizione che San Giovanni Gemini ogni anno prova a qualificare. Grazie e buona festa. Grazie a te, ciao. Qui con me un signore, buonasera, lei da dove viene? Io vengo da Pietraligure, vorrei fare un saluto a mia figlia che è rimasta là purtroppo per motivi di lavoro, e faccio un saluto grosso a mia figlia che è rimasta sempre. Sì, intanto diciamo come si chiama sua figlia? Mia figlia si chiama Irena Mangiapane, che prima suonava nella banda, è un personaggio di spicco della banda di San Giovanni Gemini, e quindi è una persona conosciutissima a San Giovanni Gemini, e quindi credo che tutti si ricorderanno di lei quando suonava nella banda di San Giovanni Gemini. Scusi, intanto lei come si chiama? Io mi chiamo Salvatore Mangiapane. Signor Salvatore, qui vedo tutta la famiglia riunita. Quando tutta la famiglia riunita. Signora, lei vuole salutare pure la figlia? Sì, mi saluto. Guardi la telecamera. Ciao Rena e tutti gli amici di Pietraligure, ciao. Grazie signora, lei vuole salutare pure? Certo. La sorella? Guarda la sorella, un bacio va al mio mitico nipotino Gabriele. E questo bel bambino invece? No, questo è il mio nipotino, un altro nipotino appartenente alla famiglia, lui è il nipotino più grande. Va bene, allora buona festa e grazie. Grazie, un saluto a tutti. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Vedete, qui le persone che salutano i parenti fuori sono tantissime. Veniamo qui accanto a chi passa. Buonasera, lei ha qualcuno da salutare? Sì. A chi ha la salute? Figlia. E dove? A Torino. Paola. All'ospedale. Ciao Paola. Che lavora però? Sì, sta facendo la specialistica a Torino, alle Molinette. E voi non siete qua, ma siete fuori? No, siamo San Giovannesi. Siete San Giovannesi? Sì, e mia figlia a Torino, alle Molinette, che forse ci sta guardando adesso. Sta facendo specialistica in anestesia e rianimazione. E la festa di San Nazareno? Ci parla un po' della festa. Da lontano. Ma per quest'anno? Sì, ma anche forse magari il prossimo anno, non lo so. La specialistica dura 5 anni, quindi per un po'. Per San Giovannese la festa di Gesù Nazareno ce l'hanno nel sangue. Sì, e infatti se la stanno vedendo attraverso voi, grazie. Grazie signore, buon passeggio e buona festa. Grazie. Allora, continuiamo qui la diretta, vediamo se ci sono sempre. Buonasera, signor Franco Narcisi. Signor Franco Narcisi, allora, la festa di Gesù Nazareno, cosa ci dice lei? È una delle più importanti feste che abbiamo a San Giovanni Gemini e a Cammarata, chiaramente. E un saluto lo voglio fare soprattutto a quei giovani che sono in questo momento fuori per studio, tra altre cose c'è anche mia figlia Urbino e altri giovani. Ah, quindi tua figlia ti sta vedendo, Franco? In questo momento mia figlia mi sta vedendo e gli mando un bacio. Mi dispiace tantissimo che lei non può essere presente per questa importante manifestazione. Però la raggiungiamo noi tramite magazzi. Esatto. Infatti ho motivo di ringraziarvi, perché in effetti lei era già pronta per vedere ieri sera già la partenza del carro, invece non ha visto nulla. Vabbè, vede l'arrivo, la partenza e l'arrivo di domenica. Va benissimo. Va bene lo stesso. Grazie a voi. Prego, è il nostro dovere, Franco. Arrivederci, a presto. Buonasera, lei? Buonasera. Io voglio dare un saluto a tutti i ragazzi che studiano fuori. Sì, come il signore poco fa. A tutti i giovani, principalmente a mio figlio che mi sta guardando. E dove si trova? A Pavia. Lei si chiama intanto? Luigi Panepinto. Luigi Panepinto, è il suo figlio? Enzo Panepinto. Un saluto a tutti, ai miei nipoti, a Luca, a Laura, a Giulia. E sono tutti fuori per studio? Sono tutti fuori per studio, purtroppo era periodo di esami, questo. Ma non sono potuti tutti venire. Nello stesso punto? Sono tutti a Pavia questi tre. Enzo studia a Milano, però abita a Pavia, e gli altri studiano in infermeristica a Pavia. Allora, signor Luigi, io intanto voglio fare una domanda. Sulla festa di Gesù Nazareno, lei cosa ricorda di bello della festa di Gesù Nazareno? Guarda, io ormai ho una certa età, ho 58 anni, e ricordo benissimo com'era prima la festa del carro e com'era la processione.
la processione del carro. Ora purtroppo è diventato più che altro un fattore folcloristico, però si tirava la corda con fede e come una processione, non si fumava, non si beveva e non si chiacchierava. Purtroppo è questa la realtà, che tutto cambia nel tempo, però bisogna avere lo spirito che è un simbolo cristiano, un simbolo religioso, specialmente il carro per Gesù Nazareno, che rappresenta proprio l'imponenza e la grandezza di Gesù Nazareno. Gesù Nazareno che non è solo la statua, attenzione, io questo infatti è una riflessione che faccio, non è la statua, ma è Cristo Gesù che si è immolato nella croce, e ogni giorno l'abbiamo Gesù Nazareno, solo che delle volte ce ne ricordiamo solo il giorno della festa. Il giorno del bisogno magari. O nel giorno del bisogno. Pensiamo che ogni giorno c'è festa di Gesù Nazareno a Santa Lucia, perché c'è Gesù esposto. Sì, questo quindi è vero. È importante, perché è giusto che si faccia il pellegrinaggio al pozzo di Gesù Nazareno, alla statua di Gesù Nazareno, però durante l'anno sarebbe bene che noi cristiani, chi ha fede, abbia un minuto di tempo, non dico ogni giorno, però una volta tanto, di andare a fare visita a Gesù Sacramentato, che si trova nella chiesetta di Santa Lucia. Questo sarebbe proprio il completamento della fede cristiana e della fede in Gesù Nazareno. E questo è un monito che lanciamo. Ecco. Va bene, grazie. Buona serata e tanti saluti a tutti i ragazzi che studiano fuori. Ciao Enzo, un bacio. E con questi saluti noi passiamo, vediamo chi c'è qui che vuole salutare, che intanto stanno mettendo la corda, stanno sciogliendo quella corda che è tutta arrotolata, e la stanno stendendo per far sì che i fedeli si mettano tutti a tirare la corda. Voi siete di fuori? Sì. Di dove? Castronovo. Castronovo, magari guardiamo la telecamera. Apparenti fuori? Sì, Torino, un bel po', però non sono collegati al momento. Allora lei magari fa che glielo dice. Sì, sì. Qua e casomai più tardi passa. E le salutiamo. Va bene. Va bene, a dopo. E continuiamo, vedete, la corda sta per essere messa, stesa, per far sì che i fedeli si aggregano. Lei? Io parlo di... No. Allora andiamo più avanti. Buonasera, lei è di fuori? Sì. Di dove? Dalla Germania. Dalla Germania, è venuto per la festa? Anche per la festa, mi trovo anche qui per motivi di famiglia e così mi godo anche la festa. Ah, si gode anche la festa. Ha qualcuno da salutare, magari se è collegato tramite magazze.it fuori? No, sono abbastanza conosciuto. Io sono nativo di San Giovanni Gemini e quindi conosco un pochettino la situazione. E ci dica qualcosa della festa di Gesù Nazareno? La festa di San Nazareno. Mi è piaciuto ieri sera il fatto che il carro non è sceso seriamente come una processione, diverso dagli altri anni passati, quando si faceva un altro che salire e scendere, non era in senso della cristianità e non era cristiano e non era neanche cattolico. Quindi una processione composta ieri sera. Io sono rimasto veramente contento, sono rimasto lusingato e veramente felice. Finalmente si è tolto un peso che mi pesava veramente sull'animo, questa situazione di non dare alla processione un valore liturgico che merita. Bene, noi lo ringraziamo e speriamo che questa sera si comportino pure bene i ragazzi. Grazie. Lei vuole salutare a chi? Voglio salutare mio fratello. Ciao Giuseppe, che mi guarda da Pavia. Sì, Giuseppe da Pavia. Intanto tu come ti chiami? Martina. Martina come? Accardo. Martina Accardo, che saluta Giuseppe. Perché a Pavia Giuseppe? Perché sta studiando e sta piangendo mentre ci guardo. Come sta piangendo? Dovrebbe essere felice. Che sì. Sì, no, perché vorrebbe essere qua. Ah, vorrebbe essere qua, va bene. E saluto tutti i miei cugini e buona festa. Per noi Giuseppe è qua. Sì. Ciao Giuseppe. Signor Sindaco, buonasera. Ciao. Qui con noi il sindaco, il siamo in diretta su Magazzi, sindaco. Allora, la festa di Gesù Nazareno, lei è sindaco di Cammarata. Cammarata, San Giovanni e Gemini sono, si può dire, due comunità che Gesù Nazareno ci tengono molto, giusto? Sì, in effetti è la stessa comunità. Poi ho ricevuto l'invito ufficiale dal sindaco di San Giovanni, sono qua assieme a tutta la giunta, ai consiglieri comunali e agli altri operatori politici.
È una festa importantissima, ormai è diventata la festa più importante, obiettivamente bisogna riconoscerlo, tra Cammarata e San Giovanni. Noi avevamo prima come competizione la festa San Giuseppe, e però un momento di crisi e quant'altro, ora è un poco più scemata, ecco. Mentre questa festa ha una tradizione, questa festa ha un richiamo, quanta gente viene da fuori, tantissima gente viene da fuori per assistere a questo fenomeno bellissimo, a questo carro così che percorre le vie del paese, ed è veramente una cosa che non solo che fa piacere, ma una cosa che tocca, è emozionante, ecco. Sindaco Giambruno, io volevo dire una cosa, sì, a parte che la festa è emozionante, però la festa in questo periodo, in questi giorni, fa conoscere il nostro territorio, porta il nostro territorio fuori, vedendo persone da fuori, vedendo, sì, conoscendo, andando a mangiare, voglio dire, il turismo, è un'occasione importante per questi due centri, no? Non v'è dubbio, dici bene. Molta gente viene qua, ovviamente si serve della nostra ristorazione, che è un fiore all'occhiello, visita i nostri negozi e quindi acquista, quindi spende, restano capitali qua. È un'occasione importantissima, è importantissima sia sotto l'aspetto religioso e anche sia sotto l'aspetto, oltre che ludico, anche economico. Se facciamo conoscere il nostro territorio, anche perché è un bel territorio montano, non manca niente, ci sono chiese, c'è di tutto. Ascolta, tu mi inviti a nozze ancora, per quanto ci riguarda è mio intendimento far conoscere le belle arti di Cammarata. Parliamo di Cammarata, non me ne voglio gli amici di San Giovanni Gemini, ma non posso andare fuori confine. A Cammarata abbiamo, ritengo, idee importantissime, pur se ambiziose, quelle di far conoscere il nostro territorio, far conoscere le nostre belle arti, far conoscere i nostri prodotti, allora rilanciare il territorio, parlare dei nostri prodotti principalmente a livello zootecnico, caseario e quant'altro. Cioè, per quel che ci riguarda, noi abbiamo tantissimo da poter dire con il nostro territorio. Bene, signor sindaco. Qua siamo in mezzo alla gente, è una cosa, sì, bellissima. Sì. Questo bagno di folla. Sì, 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 la gente si sta riversando tutto qui a Piazza Purello, chiaramente per la partenza del carro. Sindaco, allora, parlavamo di turismo locale. C'era una fiera che quest'anno a quanto pare non si è ancora fatta, la Fiera della Montagna. Sì, ma infatti non è questo il periodo ora è a settembre. Noi intendiamo rilanciarla maggiormente proprio perché parlavamo di prodotti, e lì proprio i prodotti caseari per esempio sono importantissimi, ci sono tutte le attività artigianali, noi abbiamo un artigianato fiorente. La verità è che la crisi sta investendo proprio tutti quelli che investono per il nostro territorio. È una cosa drammatica, allora è necessario ed è giusto che l'amministrazione comunale stia vicini a tutti coloro i quali vogliono spendere, investire, creare ricchezza e creare lavoro nel nostro territorio. Sulla festa di Gesù Nazareno, un suo particolare, un suo momento magari anche... Io ricordo sin da bambino che quando si lava i quattro canti a me venivano i brividi, perché è un momento culminante, il momento clou della festa, era tutta quella musica assordante ma bella, e allora, e poi il rumore che ci sono, la gente, e le urla di viva Gesù Nazareno, sono cose che ti affascinano, che ti lasciano ricordo, e dico che ho un ricordo bellissimo di quando ero bambino, con mio padre scendevo con la festa e avevo i brividi allora, devo ammettere che brividi ce li ho anche ora. Continua ancora, grazie signor sindaco. Buon lavoro, grazie a voi. E a presto. Grazie. Noi continuiamo la nostra diretta qui, ciao bello. A chi vuoi salutare tu? Ai miei genitori. E dove sono? Là. Ah, sono qui, non sono fuori. Noi continuiamo anche con i bambini che qui vogliono salutare i genitori, qui la gente si va riempendo sempre di più Piazza Purello. Qui con me invece il signor Giuseppe Reina, da dove viene signor Giuseppe? Vengo dagli Stati Uniti, nello stato del New Jersey. Ah, viene dal New Jersey? Sì. E viene spesso a vedere la festa? Ogni anno vengo a vedere la festa di Gesù Nazareno. E allora, cosa ricorda in particolare della festa di Gesù Nazareno? In particolare anche tutti i San Giovannesi, anche dall'età piccola, si ricorda sempre della festa di Gesù Nazareno. Resta nel nostro cuore e anno per anno aspettiamo la seconda settimana per festeggiare questa grande festa. E invece dove, in America che fate? In America abbiamo un piccolo club, comitato di Gesù Nazareno a Bayonne nel New Jersey,
costruiamo un piccolo carro, celebriamo la messa in onore di Gesù Nazareno proprio oggi. Infatti saluto a tutti quelli del comitato di Bayonne, uno special la famiglia di Ali, famiglia Daddi, la famiglia Alessi, e un grande saluto da me, Giuseppe Reina, da San Giovanni Gemini. Allora, signor Giuseppe Reina, cosa ne pensa del carro quest'anno? Il carro è veramente bellissimo, molto più sicuro. Adesso c'è un'illuminazione molto molto bella, chiamata con LED light. LED? LED light. È bellissimo, molto molto bello. Signor Giuseppe, allora ci parli della festa di Nazareno. Lei viene ogni anno, come vi ho detto poco fa, quindi ce l'ha nel sangue, ce l'ha dentro. Ce l'ho, abbiamo un... Solo i San Giovannesi possono sapere e godere questa festa, perché non si può descrivere neanche con le parole, con nessun libro o con nessuna poesia. Bellissima, resta nel nostro cuore fino alla nostra morte. Grazie signor Giuseppe, buona festa. Vedo che le bande si stanno posizionando per iniziare la salita del carro di Gesù Nazareno, della processione del carro di Gesù Nazareno. Qui con me c'è la signorina Lorena. Lorena, chi vuole salutare? A mia sorella Alice e mio cognato Tony, che sono a Memphis. Forse se guardiamo la telecamera, sono a? A Memphis. Ah, sono a Memphis, qui in Sicilia, che fanno? Lavorano? Non sono potuti venire quest'anno. Come si chiamano, ha detto? Alice e Tony. Alice e Tony come? Tony Mangano e Alice Giocolano. E allora buona festa anche a loro, che ci seguono tutta la serata fin quando arriva, no? Sì, sicuramente. Va bene, ciao, buona festa. E allora continuiamo la nostra diretta qui con... Buonasera, lei è venuto a vedere la festa di Gesù Nazareno? Eh? Sì. Di dove? Torino. Viene da Torino? Sì, da Torino. È venuto apposta? Sì, sono venuto apposta da un amico siciliano che vive anche lui a Torino, è venuto qua. Non è di qua lei allora? No, di Torino. Cosa ne pensa di questo carro? È una bella festa, molto sentita, molto partecipata, mi piace. Le sta piacendo? Sì. Allora, buona festa. Grazie. Lei invece? Io invece sono di San Giovanni Gemini. Ho portato questo signore che... l'ha portato lui? L'ho portato io. Come si chiama lei? Io mi chiamo Lombino e vivo a Torino, non proprio a Torino, ma a Candiolo, che è un paese vicino a Torino. E questo signore qua è il sindaco di Candiolo e l'ho portato a vedere questa festa perché ci tenevo tanto e sono contento di aver fatto questo. Quindi signor sindaco, abbiamo il piacere di avere il sindaco di un paesino di Torino qui a San Giovanni Gemini. Questo magari può essere un motivo di gemellaggio, no? Potrebbe essere, sì, volentieri. Mi parli al sindaco di San Giovanni Gemini. Va bene, ma ci siamo già visti, ne abbiamo già parlato. Va bene, grazie alla vostra disponibilità e buona festa. E noi continuiamo questa diretta, qui c'è un signore che vuole salutare a chi? No, nessuno, volevo salutare mia moglie e mia figlia che sono a Ancona, grazie. Ah, che sono ad Ancona? Sì. Ah, allora salutiamo. Come si chiama? Marianna, Deborah e Luca. E lei? Franco. Va bene, salutiamo ancora i signori che sono. Diglielo, ciao nonna, tu salutalo di qua, nonna, diglielo. Va. Diglielo, ciao nonna, diglielo. Saluta. Ciao. Ciao, la bambina si è spaventata, magari ha visto il microfono e prego e buona festa. E noi continuiamo con la detta. Signori, voi siete di dove? Qua siamo. Sì, San Giovanni Gemini. E siete pronti per trarre la corda? E allora volete salutare a qualcuno che avete fuori, magari un amico, parente? Amici veramente, faccio un saluto a tutti e buona festa. E buona festa. Va bene, lei nemmeno? No. Va bene, signor sindaco, posso? Come no? Se ci giriamo verso la telecamera. Un saluto, Tanaka. Sì, c'è intanto il sindaco di San Giovanni Gemini che appena è disposto lo... Sì, si sta... Continuiamo, vedo che scende l'altra banda che si andrà a posizionare sopra il carro insieme ai buoi. Vediamo che stanno scendendo con dietro una folla di gente. Qui è tutto pronto quasi per iniziare questa bella processione. Vediamo, lei vuole salutare qualcuno?
No, io voglio ringraziare Gesù Nazareno perché Gesù è miracoloso. È da 20 anni che vengo qua perché ho avuto un problema grave e mi hanno parlato di Gesù Nazareno, che sono di Alessandria della Rocca. Come si chiama intanto? Carmelo Padovano. Ho ricevuto una grazia particolare di questo Gesù Nazareno e ogni anno faccio il tiro della corda, oltre a portare la promessa che ogni anno porto. E allora, buona festa. Auguroni, grazie. Arrivederci. Viva Gesù Nazareno. Viva Gesù Nazareno. Signor Sindaco. Buonasera. Buonasera. Si rinnova come ogni anno la festa di Gesù Nazareno e vedo che quest'anno è particolarmente sentita, non lo so. Vedo una folla immensa che passa Purrello. Si rinnova sempre con maggiore entusiasmo, anche perché si rafforza sempre l'aspetto religioso. E tutti i sangiovannesi e non solo, ma mi riferisco anche ai sangiovannesi nel mondo, vivono l'attesa e l'entusiasmo della festa di Gesù Nazareno con gioia, con la speranza nel cuore di ognuno che Gesù Nazareno possa anche ascoltare quello che i sangiovannesi chiedono a Gesù Nazareno in termini di incoraggiamento, in termini di speranza per la vita che a volte presenta delle difficoltà, e ci auguriamo tutti e speriamo che Gesù Nazareno possa guardare con occhio benevolo al popolo sangiovannese. Signor Sindaco, poco fa c'era il Sindaco Cammarata, il dottor Vincenzo Giambrone, le ho chiesto, andando al Sindaco Cammarata, dottor Carmelo Panepinto, le ho chiesto, è un motivo anche dove sviluppiamo turismo, facciamo conoscere il nostro paese, la nostra tradizione, le nostre culture, la festa di Nazareno, non è soltanto la festa in sé per sé religiosa, vengono un sacco di persone da fuori. Il fatto che entrambi i sindaci delle due comunità che ormai vivono esperienze comuni siano stasera presenti vuol dire che c'è un'intesa fra le due amministrazioni che ben ci fa sperare per tutto quello che può essere portato in termini di risorse nelle nostre comunità, anche vivendo l'opportunità di questa festività che sicuramente è un momento di richiamo per quanti vengono per onorare Gesù Nazareno, ma anche per quanti non conoscono il nostro territorio, e quindi questa è l'occasione buona per capire quali opportunità vive il nostro territorio con i suoi cittadini e quali sono le bellezze che questo territorio può offrire a tutti quanti. Io, signor Sindaco, un'ultima domanda e lo lascio. Un suo ricordo particolare di questa festa? Il ricordo particolare è legato, considerato anche che nella vita io sono un medico veterinario, alla tradizione dei buoi che io ho visto sempre rinnovarsi nel tempo, e quest'anno si vive l'esperienza particolare di avere i classici tradizionali buoi di razza modicana, che è la razza indigena, la razza locale, che rafforza ancora più la tradizione, la caratteristica dei buoi che da sempre trainano il carro. Grazie signor Sindaco e buona festa. Grazie a voi e un saluto a tutti, e in particolar modo ai sangiovannesi che si trovano nel mondo e hanno l'opportunità attraverso la vostra emittente di vivere assieme a noi la gioia della festività di Gesù Nazareno. E per noi è un piacere. Grazie a voi. E noi continuiamo, qui stanno arrivando i buoi che si vanno a posizionare davanti al carro per tirare insieme ai fedeli di San Giovanni Gemini la corda e fare salire questo carro trionfale di Gesù Nazareno verso il punto da dove è partito ieri sera. Intanto qui c'è il pilota dei buoi, buonasera. E questi buoi li guida lei? Questi qui non sono buoi, sono mucche. Ah, sono mucche, scusa. I buoi sono quelli di dietro. Ah, questi sono mucche, ma li guida lei, li prepara lei durante l'anno? Sì, diciamo di sì, gli diamo una mano al signor Rossotto. Ma il padrone veramente è lui. Ah, il padrone è lui, va bene. Va bene, allora vediamo i buoi che sono i veri e propri buoi. Questi qui sono veri e propri buoi. Quindi cioè, è la prima volta che vengono qua, sì. Che vengono qui in paese, sì. Ah, ho capito, vediamo intanto chi... Buonasera, non è che è pericoloso stare qui davanti, vero? Con il microfono. Sono buoi maschi allora questi? Sì, buoi maschi. Ed è la prima volta che ci sono i buoi maschi? La prima volta che arrivano sulla festa. Ma va bene, allora andatele a posizionare davanti al carro, io mi allontano perché non so se è pericoloso. No, non è pericoloso. Non sono pericolosi. Va bene, intanto vediamo. Buonasera.
Lei vuole salutare qualcuno? Io voglio salutare Nino Sanzone che si trova in Emilia Romagna e so che ci tiene a questa festa, il nostro compaesano che ha sempre tirato la corda, e lo saluto. E come mai si trova fuori? Per lavoro, sì, sempre per lavoro. Saluto a Nino Sanzone. Un saluto a Nino Sanzone, e chi lo saluta? Chi manda saluti? Giovanni Lo Giudice. Ciao Nino, Giovanni, a presto, il prossimo anno ti aspettiamo qua. Esatto, a presto Nino Sanzone, un saluto e buona festa. Allora noi continuiamo, lei vuole salutare a qualcuno? Un saluto a tutti. Sì, si gira verso la telecamera così magari. Un saluto a tutti a Bayonne, Jersey, per la festa di Gesù Nazareno. Buona festa anche a voi. Speriamo che ci vediamo presto. Ciao. Lei è il primo anno che viene a vedere la festa o no? No. No. Viene ogni anno? No, no. Quando posso venire? Da quando è che non veniva? 10 anni. Da 10 anni. Come l'ha trovato quest'anno? Un po' differente, è diverso. Diverso cosa? Vediamo cosa ha colto. Il carro è più grande, è la prima volta che fanno di questo modo, è più grande, più bello. E lei come si chiama? Io sono Carmelo Traina. Carmelo Traina, va bene, signor Carmelo Traina, buona festa. Grazie anche a lei. Arrivederci. Intanto i buoi stanno passando, spostiamoci che li facciamo passare. Vediamo i buoi che si vanno a posizionare davanti al carro. Qui Piazza Porrello è sempre più piena di persone. Lei vuole salutare qualcuno? Mio nipote Raffaele. Suo nipote, guardi la telecamera. In Toscana. Suo nipote come? Raffaele. Raffaele. Ciao Raffaele. Ci sta vedendo Raffaele? Sì. Torna qui vicino al carro, fra breve parte il carro. E io ti miro a guardare il carro per farlo vedere e vedere che spettacolo c'è sul carro. Lei come si chiama? Vincenzo Lupo che saluta suo nipote. Lei a chi vuole salutare? Io voglio salutare a mia mamma che sono venuta apposta per vedere questa festa. Non tu sei venuta apposta per vedere questa festa? Da dove vieni? Da Pavia, è la prima volta che la vedi? Sì, mai l'ho vista. Ecco, ti è piaciuta? Sì, molto. Cosa ti è piaciuto in particolare di questa festa? Tutto, anche il carro, tutto. Ti è piaciuto il carro? E tua mamma come si chiama? Vita. Ed è a Pavia lei? No, è di Cammarata. Sì. Ah, è di Cammarata. Pavia. Ah, ho capito. E questo è tuo papà? Sì. E lei buonasera, sono Maurizio La Carbona e vengo da Pavia. Sono 20 anni che non vedevo la festa, quindi è stata una grande emozione. Bellissima veramente, complimenti a tutti. Visto che da 20 anni che non la vedeva, cosa ha notato di diverso da 20 anni a questa parte? Molte cose penso. Ho notato che c'è il carro, è tutto diverso, è comunque bellissimo, non so, non ci sono parole, veramente stupende. Complimenti a tutti. Un suo aneddoto particolare, un suo ricordo della festa di Nazareno quando era piccolo e bambino magari? Il carro che veniva trainato dalle persone, cioè persone che tiravano la corda. Che si stanno già posizionando. Adesso quest'anno ho portato la mia bambina a vedere il carro, per fortuna. E allora buona festa. Grazie e complimenti. Arrivederci. Ciao. Hai visto? Allora noi continuiamo qui con i saluti, facendo salutare le persone di fuori, vengono a Pavia, vengono da tutte le parti per venire, per assistere a questa festa, dall'America, da Pavia, la signora vuole salutare a chi invece? Signora, buonasera. A Milano, sono Angela da Milano. Sì, deve guardare la telecamera però, perché se no non può salutare nessuno. Ma però ho girato di là. Ora la signora, il nostro camera me ne si gira. Allora, lei è Angela da Milano? Da Milano. E chi vuole salutare? E tutti i miei parenti siciliani che sono rimasti lì a Milano, a Rho precisamente. Ci stanno guardando? Può darsi, mia figlia sì. Va bene, allora signora, lei è venuta altre volte a vedere la festa? No, è la prima volta. La prima volta? Sì. E cosa ha notato? Cosa le è piaciuto? Quello che mi è piaciuto di più è la partecipazione della folla, della gente. La gente proprio... È una festa sentita? Molto. E il carro che è piaciuto? Carro tantissimo mi è piaciuto, molto bello, molto bello.
Va bene signora, buona festa allora e grazie, a presto, arrivederci. Qui c'è una signora che vuole salutare chi invece? Io voglio salutare Nicolas che sta lavorando. E dove? Faccio. A Comacchio, a Lido Comacchio. Spina di Comacchio. E lei che si chiama? Io sono la signora Barno Angela. La mamma. La mamma di Nicolas. Allora, un saluto a Nicolas e buona festa. Grazie, grazie mille. Arrivederci. Qui mi sembra che è quasi tutto pronto. Voi volete salutare qualcuno? Sì, sua sorella che è a Parma, suo mio cognato. Come si chiama? Michela Russotto e Madonia Grazia. Che sono a Parma? Sono a Parma, da Brescello, Lentigione. In provincia, quindi ci stanno guardando? Sicuramente sì, sicuramente. Un saluto alla telecamera. Un saluto, ciao, grazie Michela, Antonino e Vito. Ciao. E Ivan in particolare, nipotino. Non è che abbiamo sbagliato, no. Alessia, salutiamo sì, tutti. Tutta la ce l'abbiamo. Sicuramente ce l'abbiamo. Te. Va bene, allora posizionate pure voi alla corda perché dovete entrare il carro, visto che siete qui. Grazie. E io vediamo qui chi c'è, chi vuole salutare qualcuno. Signora, questo è un sito internet, magazze.it, si vede in tutto il mondo, se vuole salutare qualcuno, lei saluta. A mio fratello che è a Torino. Come si chiama suo fratello? Salvatore. Salvatore. E lei si chiama? Calogero. È di San Giovanni? No, di Mussomeli. Ah, e le è piaciuta questa festa? Sì, moltissimo. Bene, buona festa, arrivederci. Allora, qui c'è una signora che vuole salutare a chi? Signora, però deve guardare la telecamera, signora. Allora, dobbiamo salutare a chi intanto? A mia figlia, Francesco. Francesco, dove si trova? A Cremona, Ostiano. E che fa? Per lavoro si trova lì? Sì, lavora, abita là. E lei si chiama, signora? Anna Barcellona. Anna Barcellona, allora... Anna Barcellona ti sta salutando tua mamma, Francesco. Un saluto a Francesco e buona festa. Grazie, ciao Francesco. Francesco ci sta vedendo. Spero che ci stia vedendo Francesco. Ci vede? Ci vede? Sì, ci ha visto. Ciao. Va bene signora, grazie. Okay, grazie. Buona festa. Ciao. E noi continuiamo qui a salutare. Lei vuole salutare qualcuno? Vuole salutare qualcuno? Entusiasti dalla festa, siamo di fuori di qua. Di dove? Vogliamo... Dalla provincia di Enna. Provincia di Enna, quindi Sicilia. In Sicilia sempre. È la prima volta che venite? Sì, è la prima volta. Siamo abbastanza entusiasti da questa processione, abbastanza sentita, penso. Sì, sicuramente. Si vede dalla ora, gente. Siamo qui a vedere com'è il sistema di trainare questo simulcro. Sì, il sistema è che sono i buoi che intanto tengono la corda. I buoi praticamente sono di dietro, davanti, vicino al simulcro. Sì, è come simbolo, perché anticamente trainavano il carro. Però ora praticamente sono i fedeli che prima aiutavano di più, che la strada era accidentata, non era così. Ma ora sono da simbolo. Ma il tragitto che fa questa processione? Il tragitto è circa 380 metri, parte da qui Piazza Borrello e arriva dove viene costruito, vicino all'Aceono, là sopra. E poi il ritorno indietro? No, scende il sabato e risale la domenica. Ah, ho capito. Quindi buona festa e arrivederci. Grazie. Allora, noi continuiamo con i saluti. Qua è stato Francesco, è arrivato il video. È arrivato, Francesco. È arrivato. Va bene. Tu vuoi salutare qualcuno? Sì, a mia zia. E dove si trova tua zia? A Milano. Vieni qua, salutala qua. Come ti chiami tu? Federica. Federica, e tua zia si chiama? Vitina. Salutala, ciao. 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 Salutatela, tu vuoi pure? Sì. Salutatela, tu ti chiami? Maria Cristina. E saluti pure la zia. Ciao zia, dica. Ciao. Tu pure? Io già l'ho salutata. Ah, tu già l'hai salutata, voi no. Ah. È la nostra zia. È la vostra zia, la zia è in comune. Zia. È mia mamma. Ah, è tua mamma? E le nostre mamme sono sorelle. Ah, ho capito, va bene. Buona festa ragazzi. Voi signora, chi vuole salutare? Volevo salutare mio fratello da Parma e i suoi amici che ci stanno seguendo. Ciao. Sì, un attimo. Non dobbiamo dire come si chiama tuo fratello. Mio fratello è Lorenzo Panepinto. Lorenzo Panepinto, quindi tu ti chiami Panepinto come? Alessandra. Quindi Alessandra Panepinto saluta il fratello che si trova che la signora che si a trova Parma. A Parma. E anche i suoi amici che ci stanno guardando. Quindi tu sei di San Giovanni, lo so. Sì, sono di San Giovanni. Quindi se sei una San Giovannese devi raccontarmi qualche cosa della festa di Gesù Nazareno. Che cosa vuoi sapere? Tu come San Giovannese cosa senti durante la festa di Gesù Nazareno? Ah, è una festa che coinvolge tutti.
ed è una cosa che ci accomuna un po' con tutti i sangiovannesi, ci sentiamo uniti in questa festa. E tu un tuo ricordo particolare di questa festa? Ne hai, se ne hai? Ma mi ricordo il fatto che da piccola tiravo sempre la corda, queste cose. E lo fai ancora? Sì, sì. E allora cercati un posto nella corda e buona festa. Grazie, ciao. E noi continuiamo, se il signore vuole salutare qualcuno? Già a posto, va bene, già fatto, va bene, noi continuiamo. Se lei poco fa, siete quelle di poco fa, lei signora vuole salutare qualcuno? No, lei vuole salutare i ragazzi dell'università di Pavia. I ragazzi dell'università di Pavia? Sì, sì. E chi sono? Mia figlia, poi altro. Come si chiama? Valentina. Che si trova a Pavia per studiare, non è potuto venire? No, sono sotto esame, quindi. Lei si chiama signora? Agnese. Agnese, un suo ricordo di particolare della festa di San Nazareno, se ne ha? No, è bella. È bella, è bella, ogni anno, sì. Va bene, grazie e buona festa. Va bene, ciao. E noi continuiamo questa signora, lei vuole qualcuno di salutare magari? Nazareno! No, non hanno nessuno da salutare, noi ci mettiamo qui e aspettiamo la partenza del carro, se è tutto posizionato. Qualcuno che tira la corda, signora? Scusate, signora, lei perché tira la corda a Gesù Nazareno? Per devozione, per la grande fede e per una promessa fatta 32 anni fa. E ringrazio Gesù Nazareno che dopo 32 anni io sono qua. E la tira ogni anno? Sì, sempre. Sia quando scende, quando. Bene, così. E allora buona festa. Grazie Stefano. Lei si chiama? Franca Nocera. E saluto a tutti perché so che qua è vista da tutte. Sì, sì. Ciao a tutti, Claudia, so che sei in diretta. Ciao Claudio. Va bene signora, grazie. Giovanni, ti sei dimenticato a salutare? A chi? Mi scuso con Francesco Sternoiolo perché mi ha mandato un messaggio poco fa. Ho dimenticato di salutare proprio lui e gli faccio gli auguri per sì, il nuovo arrivato. Ah, arrivato saluto Francesco figlio nuovo. Sì, dalla Francia. Un saluto a Francesco Stornaiolo. Ciao, ti voglio bene. Giovanni, io intanto ti voglio trattenere un altro dei minuti. Un ricordo tuo particolare di questa festa. Tu sei un sangiovannese Tolkien. Sì, è un ricordo particolare che tiro sempre la corda quasi ogni anno. Adesso c'è mio figlio che la tira al posto mio. Quindi tu ti sei defilato? No, non penso. No, mi sono defilato, sono qua con lui che sta tirando la corda, però gli do un occhio. Va bene Giovanni, vai. Grazie, a cercare un posticino. Lei vuole salutare qualcuno? Signora, chi vuole salutare? Io saluto mia figlia che si sta a Firenze. Ciao Eloisa, ti voglio bene. E a Firenze poi, per il lavoro? Per lavoro. E poi a mio cognato e mia cognata a Verona. Ciao. E che si chiamano? Carmelo e Maria Rosa. Lei intanto è? Io sono Anna. Anna, va bene, la signora ha salutato pure i suoi parenti fuori, sua figlia. Tu chi vuoi salutare? Io saluto ai miei cugini che sono a Pavia. Sì, come si chiamano? Alessia e Andrea. Allora un saluto a Alessia e Andrea, ciao. Tambuzzo. Ah, il signor Tambuzzo, Alessia e Andrea, lei lo vuole. Tu, a chi vuoi salutare? Voglio salutare mia zia Sonia. E dov'è? Da parte mia. A Firenze. Va bene, un saluto e un bacio a tua zia. Mandalo. Allora, lei vuole salutare qualcuno invece? No. Il papà? Sono il papà di questi due bimbi. Voglio salutare tutti i compaesani che sono dislocati in tutte le regioni d'Italia. E della festa di San Nazareno cosa ne pensi? Della festa ogni anno è una bella festa. Noi sangiovannesi e camaratesi non aspettiamo altro che questa festa. E quest'anno un po' particolare. Ho saputo che qualcuno si è lamentato per la costruzione del carro, chi lo vede positivo, chi lo vede negativo, per me è sempre una gioia e sono contento che ogni anno. Quello è importante la fede per San Nazareno. Quest'anno ce ne vuole tanta, però vedo molta ipocrisia, molta gente che usa cori di stadio per trasportare il carro, non va bene. Comunque io personalmente io sono molto devoto a questa festa. Grazie signor Tambuzzo e buona festa. Ciao. Voglio salutare ai fratelli Dalton. Va bene, ciao. Una mucca si è levato il mantello. No, non si possono dire queste cose. Noi continuiamo la signora. Lei vuole salutare? Sì, tramite la tanti battoni, da noi tutti.
sta presto. Ci sta vedendo? Ciao. Ciao Deborah, Vincenzo e Giulia. E dove si trovano? In Svizzera. E abbiamo le prove che ci stanno vedendo. Sì. Va sì. Bene, buona festa. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Allora noi continuiamo con questo ragazzo. Ciao, vuoi salutare a qualcuno, mi hanno detto? Sì, mio zio Santino. Tuo zio? Mio zio Santino. E Nando, tu come ti chiami? Ferdinando. Ferdinando come? Non c'era. E vuoi salutare tuo zio che si trova? Lord, a Firenze. Ah, a Firenze, a Modena, non mi ricordo. Le nostre telecamere di Magazze, un saluto al tuo zio. Ciao zio. E buona festa. Grazie. Arrivederci. Noi continuiamo qui con noi, sono tantissime le persone. Voi tirate il carro e la corda pure. Noi tirate il carro per devozione pure, giusto? Ah? Sì. Fabiola! Signora Fabiola! Buonasera. Allora, buonasera, sei alla corda pure? Ogni anno la domenica è tradizione che noi siamo sulle corde, perché è una promessa che facciamo a Gesù Nazareno. È un tuo ricordo particolare di questa festa di Gesù Nazareno? A me piace tantissimo la partenza del carro perché è molto emozionante e l'arrivo del carro perché è altrettanto emozionante. E allora buona festa e buona tirata del carro. Allora noi continuiamo, qui c'è una, se si posso usare il termine, una marea di fedeli che aspettano da un momento all'altro che il carro parta. C'è il prete che sta benedicendo la partenza, come lo fa quando il carro scende il sabato sera, lo rifà la domenica sera prima della partenza.
ragazza. Anna, mi senti? Siamo? La benedizione è appena terminata. La gente osanna Gesù Nazareno. La musica inizia la marcia e il carro si muove. Il carro si muove, è partito qui Piazza Purrello. Tira il carro di Gesù Nazareno, quanta gente. Vedete che bella immagine che noi di Magazze vi mandiamo tramite il nostro sito. Vediamo noi qui più avanti. Ora che partono tutte le canzoni. Ma può?
se c'è qualcuno che vuole salutare. Piccolina, sì, però le giostre di allora che oggi non ci sono più, e poi il carro, le processioni, quello che tuttora c'è e che rimane nei nostri cuori come una tradizione importantissima, che fa parte della nostra vita e dei nostri ricordi e anche del nostro futuro poi. Sì, qualcuno dice che il San Giovannese, la festa di Gesù Nazareno, ce l'abbia nel DNA, nel sangue, è vero questa cosa? Verissimo, verissimo. E mia figlia, che è lontana, sta provando per la prima volta la mancanza di questa festa. Intanto sua figlia dove si trova? Alessia si trova a Roma per il primo anno di università, e cogliamo l'occasione per mandarle un bacione grossissimo. E poi salutiamo, un abbraccio anche la zia Carmela, che si trova pure a Roma. Pure a Roma. Sì. Ed è in piazzata là a vedere tutti i movimenti e le evoluzioni di questa meravigliosa festa. Quindi ripetiamo, salutiamo intanto a Alessia e la zia Carmela. C'è Giuseppe che vuole dare un saluto particolare. Allora Giuseppe, chi vuoi salutare? E ad Alessia e alla zia Carmela pure. Alessia? E alla zia Carmela. Che sono sempre a Roma? Sì, esatto. Ti piace questa festa? A voglia. A voglia! Mi piace tanto questa festa. E lei invece vuole salutare sempre sua figlia? Io saluto, aggiungo, oltre all'aneddoto diciamo che raccontava mia moglie, io ricordo che quando mio nonno suonava nella banda musicale all'epoca, io lo seguivo sempre, quindi invece è un ricordo che ho sempre, quindi ogni volta che sento la banda musicale suonare mi sovviene questo bellissimo ricordo della mia famiglia, che tra cui c'era pure mio nonno che suonava nella banda. Tuo nonno suonava alla banda, qui nella banda di San Giovanni, sì, San Giovanni Genova. Mio nonno suonava fino a 80 anni nella banda musicale. Diceva che mio omonimo. Era pesante come suonare sopra il carro. Che raccontava lui? Diciamo pesante, diciamo, per questa festa ogni sacrificio era sicuramente un dono a Gesù Nazareno, e quindi la stanchezza chiaramente veniva assolutamente vanificata. Quindi diciamo era una bellissima, una stanchezza diciamo bella proprio. Quindi. Sono tante le famiglie che qui a San Giovanni Gemini partecipano a questa festa, ognuno di loro ha un compito ben preciso a quanto pare. Sì, vabbè, le famiglie praticamente che fanno parte poi del comitato, so che io, per quanto ne so io, diciamo hanno, poi ci sono quelle che detengono le ruote del carro, poi c'è chi addobba la famiglia che addobba i buoi, poi c'è chi prepara le bandierine, chi prepara raccoglie le ginestre per poi spanderle mentre c'è la processione del carro. Quindi c'è praticamente coinvolto l'intera comunità. Ora viene qua Renato, vieni, scusi. C'è un nostro amico che. Vieni, venga. Anzi, approfitto per fare un saluto anzitutto a mia figlia Alessia, che è a Roma, mia zia Carmela, una suora che si trova a Roma, e i miei cugini in Toscana, della famiglia Riolo. Un abbraccio a tutti. Bene, intanto Renato è scappato, va bene, grazie. Si chiama lei intanto? Vincenzo Riolo. Vincenzo Riolo, grazie a Vincenzo Riolo e buona festa. Grazie. Allora signora, lei vuole salutare a qualcuno? C'è una signora che... Solo un saluto. Siamo qui per un saluto. Facciamo una bella cosa, dice il mio cameraman. Allora, vediamo che stiamo facendo, perché... No, solo mettiamo... un saluto. Sì, solo un saluto, signora. Altrimenti non faccio niente. Altrimenti non va niente, signora. Mi salutare mia figlia che è in casa, per questo. Allora, signora, andiamo per ordine. Lei si chiama? Marta. Marta come? Centinaro. Marta Centinaro. Sua figlia si trova? Toronto, ma si trova lì per cosa? Per lavoro e per studio. Quindi ci sta insieme seguendo? Insieme al fidanzato Alessandro. Che lavora e studia pure lui là? Lavora.
Quindi siamo sicuri che ci stanno, vedendo? Sì, 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 ci stanno vedendo, sì. E la suocera? Sì. Signora, allora, io volevo chiedere un'altra cosa. Un suo ricordo particolare della festa di Gesù Nazareno? Di particolare non mi ricordo niente, la ritengo una festa molto bella e coinvolgente, mi è sempre piaciuta e ho partecipato con entusiasmo sempre a questa festa. Quindi ogni anno è sempre una cosa nuova, un anno diverso, però la rivivo con un'emozione nuova, ma sempre con la stessa intensità. E allora di nuovo un saluto a... Ciao Erika e Alessandro. Erika e Alessandro, scusate, e buona festa. Grazie. Arrivederci. E noi vediamo di continuare con i saluti. Sì, signor. Le avevo detto solo un saluto. Solo un saluto. L'abbiamo... Invece mi ha tenuto tanto. Va bene. Tagli un pezzo di questa cosa. Siamo in diretta, signora. Ci stanno vedendo tutti. Quindi, signora, lei vuole salutare qualcuno? No. Voi volete salutare qualcuno? Avete qualcuno? No, fortunatamente ce li ho tutti qua. Ce li ha tutti qua. Meglio così. E il carro sale, continua. Voi volete salutare qualcuno? Sì, non lo so. Io saluto mia mamma, ciao mamma. Saluto a tutti quelli che mi conoscono. Dove si trova? Castel Termini. E ci stai seguendo? Ma che televisione è? Questo è un sito internet, magazze.it, siamo in diretta. In diretta mondiale. Poi. Sì, voi siete di Castel Termini, siete venuti apposta a vedere la festa. Sì, sì, abbiamo pure la festa nostra di Santa Croce. Come vi è sembrata questa festa? No, è bella, non è il primo anno che veniamo. Ah, siamo venuti. Abitué. Sì. In pratica fa avanti e indietro il carro, quindi sì, semplice. Insomma, tu scende e la domenica. Bravissimo. Sì, per quando ho capito. Bene, allora buona festa. Grazie. Arrivederci. Voi volete salutare qualcuno? Sì, vogliamo salutare a Marco e a Pina, Giuseppe e Simone che si trovano in Puglia. Sono collegati da stamattina per vedere... Sì. Di quando... Noi stamattina abbiamo fatto la processione, c'era i votivi, la messa. La processione, perché è molto ansiosa questa festa, per lui è una cosa... E come mai è fuori, per lavoro o per studio? No, aveva gli esami quest'anno e quindi non è potuto scendere. E lo saluta la signora? Ah, la zia Pipina. Il nome e cognome? La zia Lilla da Cammarata. Lilla da Cammarata, con furore. Un salutone, un abbraccio a tutti. E buona festa. Buona festa a tutti. Arrivederci. Grazie a te. Arrivederci. E noi cerchiamo sempre persone che salutano i parenti, i figli, i nipoti. Signora, lei invece vuole salutare a chi? Sempre a Marco, Simone, Giuseppe e Pina. Che sono sempre in... sempre in Puglia per motivi di lavoro e non sono potuti venire per Gesù Nazareno. Signora, lei ha un ricordo particolare di questa festa di Gesù Nazareno? Tutta. È un ricordo, una tradizione? Ha un ricordo suo particolare, magari qualcosa che da piccolina, non lo so, e gli è capitato durante la festa. Ricordo che è stato sempre presente. Sempre presente, ma la festa di Gesù Nazareno era una cosa che fa parte di noi, anche se siamo di Cammarata, la sentiamo come se fosse nostra. E quindi per mancare deve succedere qualcosa, diversamente siamo sempre qua. E speriamo che siamo sempre presenti allora. Evviva Gesù Nazareno! Evviva Gesù Nazareno! Noi continuiamo. Un saluto a Marco e a tutti i seminaristi che conosciamo, Gabriele, Marco. E si trovano dove? Nel seminario di Nardò, Lecce. Ah, seminario di Lecce. Va bene, speriamo che ci stanno vedendo. Grazie Stefano. Arrivederci, buona festa. E noi continuiamo qui, vediamo se ci sono... C'è qualcuno che vuole salutare? Signora, vuole salutare a qualcuno? Signora, chi vuole salutare? Signora, come si chiama lei? Ausilia alla corte. Signora, a chi vuole salutare? Guardando la telecamera però. Ah, devo guardare là? Sì. Saluti ai miei nipoti, a mio fratello, ai miei parenti, tutti, gli amici che ho tutti lontani. Mi mancano perché questa festa, mio fratello principalmente, veniva spesso, ora un po' che non viene. E si sente la montagna, si manca la montagna. E tramite voi ci sentiamo. L'anno scorso ci siamo comunicati così. E quest'anno a quando pare di nuovo? Quest'anno a quando pare, con voi che siete veramente disponibili, date un servizio indispensabile. Grazie signora e buona festa. E grazie a voi e buona festa a voi. Grazie. E noi continuiamo, il carro continua la salita verso il suo punto dove viene ogni anno costruito. Io mi fermo un poco e ci sentiamo dopo.
solo signore che vuole salutare, intanto si chiama lei? Piero Pinna, sono Piero Pinna. Piero Pinna, chi vuoi salutare? Ma voglio salutare mio figlio Daniele che è a Firenze per motivi di studio e mio fratello Gero e mia cognata Melania che sono fuori per motivi di lavoro. E grazie a voi, grazie all'amministrazione comunale che so che si è impegnata per far sì che si faccia questa diretta e quindi sono contento perché le ho sentite in questi giorni e quando ho visto che c'era il rischio che non si facesse la festa in diretta, che ormai sono 10 anni che si fa, c'erano rimasti molto male perché i nostri emigrati, anche se sono fuori, sono con il cuore, sono sempre vicini a noi. E questa festa che è molto sentita, non sapete quanto male gli fa non poter essere qui. Quindi grazie di nuovo a voi, grazie al sindaco che si è impegnato affinché si è fatta questa diretta. Allora noi chiaramente lo ringraziamo perché noi il nostro servizio che offriamo a tutte le persone che sono fuori perché riteniamo che sia opportuno fargli vedere la nostra tradizione, la nostra cultura e le nostre feste. Però volevo farti una domanda. Tu, della festa di San Nazareno, cosa ricordi in particolare? Ma guarda, la cosa che mi colpisce ogni anno è la devozione che ha il popolo di San Giovanni verso Gesù. E lo manifesta soprattutto nella processione e nel viaggio al Pozzo di Gesù Nazareno, quando molte persone scalze in segno di penitenza verso nostro Signore mostrano questa devozione, questa penitenza. Devozione che si vede pure la domenica mattina con la processione dei ceri votivi. Sì, appunto, mi riferivo a questo. Stamattina un sacco di fedeli, tutti a piedi scalzi che partecipavano a questa bellissima processione della corona. E questo praticamente fa vedere anche che nonostante tutto siamo un popolo unito che praticamente in queste occasioni si raccoglie appunto attorno a Gesù Nazareno. Grazie Pinna e buona festa. Buona festa a tutti. Ciao. E noi vediamo che il carro si sta lasciando Piazza Purrello, si sta salendo sempre più. Vediamo se ci sono altre persone che vogliono salutare, magari amici, parenti che hanno fuori. Lei o chi vuole salutare? Io voglio salutare Deborah che si trova in Svizzera. Ciao, buona serata. Sì, Deborah che si trova in Svizzera. Lei come si chiama intanto? Maria. Maria che saluta Deborah in Svizzera. E Deborah chi sarebbe? Deborah mia nipote e poi saluto pure Pippo Romano e Pina che si trovano in Belgio. Ciao. Oh, intanto lei vuole salutare a chi? A Deborah, mia nipote. Sempre sua nipote. Lei si chiama intanto? Oliver e Maria hanno salutato Deborah che si trova in Svizzera. Ciao Deborah. Nonché Pippo Romano che si trova in Belgio. Pippo Romano che si trova in Belgio. Va bene, buona festa. Buona festa. Viva Gesù Nazareno. Allora signora, vediamo se c'è qualche altro che vuole salutare a qualcuno. Vediamo a chi volete salutare, prego. Vediamo a chi volete... Buonasera, proprio costretta. Signori, lei che è così pimpante, a chi vuole salutare? Io voglio salutare mio zio Vito a Parma e poi i miei zii di Milano, di Torino, di Roma, di Palermo. E tu come ti chiami intanto? Giorgia Coniglio. Ah, Giorgia Coniglio, la cantante. La cantante. Brava Giorgia, va bene, buona festa, ciao. Grazie, anche a voi. Cioè, non potevo mandare saluti a Torino. Sì, Torino, a Torino mandiamo i saluti. Tonino e Giacomo. Tonino e Giacomo, dove sono? Tonino e Giacomo che sono a Bergamo. Tonino e Giacomo che sono a Bergamo. Un abbraccio forte da... Tonino e Giacomo da... Tonino e Giacomo e famiglie. Che si trovano a Bergamo. Che si trovano a Bergamo per motivi di lavoro. Sempre, saluto dalla zia. Salute sempre dalle zie, sempre le zie che le vogliono bene dell'anima. E gli mando tanti baci e tanti saluti. Tanti baci e saluti. E viva Gesù Nazareno anche per loro che sono lontano. Grazie, arrivederci. E noi continuiamo qui la nostra diretta. Ci fermiamo per un po' e poi riprendiamo. Thank you.
20.000 lire. Giovanni, oh, Giovanni. Vediamo se c'è qualcuno che vuole salutare amico, parente di fuori. Voi volete salutare qualcuno? Lei vuole salutare qualcuno? Lei vuole salutare qualcuno? Non vuole salutare nessuno. Questo era di proposito, sa che mi ha detto, a me deve salutare. Vabbè, non vuole salutare. Non vuole salutare la zona. Intanto io, amici di Magazze, vi dico che noi fra un po' staccheremo, perché ci trasfereremo con le nostre attrezzature verso in alto, verso i quattro canti, per iniziare di nuovo la trasmissione. Ci trasfereremo là e fra un'oretta inizieremo di nuovo la trasmissione. Quindi mi raccomando, se non vedete più che siamo in linea, è perché ci trasfereremo da qua, da Piazza Porrello, verso l'arrivo del carro, verso Piazza e Quattro Canti, per capirci. Se c'è qualche cosa, voi volete salutare qualcuno? Sì. A chi, signora, a chi vuole salutare? A tutto il mondo. A tutto il mondo, no? Intanto non ha parenti fuori, non ha amici magari da salutare. Sì, l'abbiamo qualcuno. Salutiamolo. Ti saluto Graziella, una cugina che abita la Veglia, ciao. Ciao Graziella, vediamo se ci sono altre persone. Lei vuole salutare a qualcuno? Vuole salutare qualcuno, lei? A qualche amico fuori? Parente, amico? Vabbè. Vuole salutare tutti gli amici dell'Abacus? Sì, a tutte. Tutti gli amici dell'Abacus? Da parte di? Nazareno, da parte di Nazareno e a tutti gli amici dell'Abacus. Nazareno intanto saluta tutti gli amici dell'Abacus e io vi ripeto di nuovo che fra poco noi ci fermeremo per qualche un'oretta almeno e ci trasferiamo verso l'arrivo del carro. Quindi a dopo.